All'angolo tra via Carducci e via Parini era qui che sorgeva il comitato elettorale in vista del referendum sulla Grande Pescara ed è qui che uno dei suoi principali promotori, Carlo Costantini, è voluto tornare per affrontare una nuova sfida, quella delle amministrative del prossimo 26 maggio nel capoluogo adriatico. Riparto esattamente da qui perché qui si è consumato un grande successo, il 71% dei pescaresi nell'indifferenza o nell'opposizione del sistema dei partiti ha detto sì al progetto della Grande Pescara. Io penso che questa percentuale sia ulteriormente cresciuta. Se cammino per strada e incontro le persone, tutti mi chiedono ce la faremo, riusciremo a costruire questa grande città. Questo mi dà la sensazione che ormai oltre il 90% dei pescaresi vogliono realizzare la grande città. La mia preoccupazione è nel fatto che i partiti che hanno costantemente remato contro, che oggi stanno raccogliendo le firme per abrogare la legge della nuova Pescara a Montesilvano, che a Spoltore sono andati in tribunale per impedire la celebrazione del referendum, quegli stessi partiti oggi dicono siamo favorevoli anche noi. È evidente che questo rischia di essere un grande inganno, rischia di essere un'operazione di facciata per incassare del consenso che poi potrebbe essere utilizzato per rinviare, rinviare, rinviare. Io non ho voluto allearmi con i partiti perché penso che i partiti non siano il bene della città, stringono alleanze basate su logiche incomprensibili, intervengono persone con le felpe colorate da Milano o capi partito da Roma per dire il sindaco lo fa questo, l'assessore lo fa quest'altro. Io voglio che a Pescara siano i pescaresi a decidere. Ma se poi alla fine il centro-sinistra, visto quello che sta accadendo, dovesse decidere in qualche modo di aggregarsi al progetto politico di Carlo Costantini? Io ho già avuto innumerevoli interlocuzioni con tutti gli esponenti di ogni livello del Partito Democratico. Li ho ringraziati dal profondo del cuore per la considerazione e l'attenzione che hanno riservato alla mia persona. Io ho grande stima e amicizia nei loro confronti, ho un profondo rispetto del percorso difficile che stanno vivendo, ma ho scelto una strada diversa. Io ho una mia idea di città che non voglio mediare con nessuno, solo con i cittadini e con i candidati che hanno deciso di vivere insieme a me questa esperienza.